Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 14 settembre. Ieri pomeriggio sulla strada statale Romea, allo svincolo per strada Margherita, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e una moto. Sembra che il conducente di una delle vetture abbia avuto un malore e abbia invaso la corsia opposta mentre sopraggiungevano gli altri veicoli. Inevitabile l'impatto, nel quale fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Lo svincolo in questione, come altri sulla statale detta della morte per il numero di incidenti mortali che vi si verificano, non è uno svincolo che permetta di mettersi e di uscire dalla statale in completa sicurezza, anche a causa dello scarso rispetto dei limiti di velocità da parte di molti conducenti che percorrono la Romea. Si tratta di uno dei tratti dove dovrebbe essere realizzata una rotatoria per poter permettere ai veicoli di prendere la direzione desiderata in maggior sicurezza. Lo svincolo viene attraversato da innumerevoli mezzi, non solo dei residenti della zona, ma anche dai mezzi di lavoro che portano all'ortomercato i prodotti della terra produttiva che si trova in quest'area. Uno svincolo trafficato, quindi, ma inadeguato al traffico che vi si sviluppa, certamente da rivedere. L'incidente di ieri è dovuto a un malore, un imprevisto, una fatalità, non alla velocità come invece capita spesso, non alla distrazione, non all'uso del cellulare o all'abuso di alcol e di droga, o mix tra i due. E certamente neppure in questo caso è colpa della Romea. La colpa degli incidenti non è mai della strada che si sta percorrendo, ma a parte dei motivi detti sopra, della mancanza di rispetto delle norme del codice della strada da parte di chi si può avere la sfortuna di incrociare o da parte nostra. Superare i limiti di velocità, non rispettare le distanze di sicurezza, il non rallentare se ci sono situazioni impreviste, superare in maniera azzardata con doppia linea continua su un dosso, sono situazioni che non sono dovute alla strada, ma sono una responsabilità di chi guida. Romea assassina, come titola la stampa in occasione di incidenti mortali, è solo un misero tentativo di scaricare la responsabilità liberando il vero colpevole, l'uomo, o la fatalità, che significa trovarsi nel momento sbagliato sul posto sbagliato. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, chi segue Chiusa Azzurra ricorderà che più volte avevamo fatto dei servizi a proposito di un certo Marco Colella, che risiedeva nel condominio pubblico che c'è a Cabianca e che purtroppo era stato protagonista più volte di episodi di violenza nei confronti di altri inquilini. C'era stato anche un fuggi-fuggi, alcuni si erano allontanati. Non era una situazione facile da gestire, perché questo ragazzo purtroppo in certi momenti era assolutamente ingestibile. L'atere, l'appartamento era dell'atere, aveva la difficoltà di poter collocare la mamma anziana da qualche parte, e quindi c'era tutta una serie di difficoltà. E quest'uomo, praticamente in seguito a tutta una serie di denunce, era finito, era già andato in galera una volta, poi era ritornato e poi c'è ritornato un'altra volta per altri fatti che comunque avevamo pubblicato, purtroppo. Non diciamo queste cose con contentezza, anzi ci dispiace, l'abbiamo conosciuto quando era in sé, era una persona abbastanza normale, ma purtroppo quando non era in sé faceva tutta una serie di atti. L'ultima puntata di questa purtroppo della storia di questo soggetto è che in seguito, ne avevo pubblicato, aveva aggredito un anziano lì che risiede lì nella e lo aveva anche ferito, e quindi ha avuto il processo e la sentenza è stata pubblicata qualche giorno fa. L'avvocato dell'anziano è l'avvocato Luca Fogo e Marco Colelli è stato condannato ad altri 2 anni e 2 mesi di galera, quindi era già in galera per altri reati sempre di questo tipo e si doveva scontare altri 2 anni rotti. Come dicevo, non è una notizia che diamo così in maniera, perché onestamente si spera sempre che le persone vengano recuperate, però crediamo che ci sia un messaggio da mandare
da far capire che anche se a volte la giustizia italiana, soprattutto in questo periodo, è un po' lenta a arrivare ai risultati, poi, come vedete, i nodi arrivano al pettine. E quindi sarebbe opportuno che qualcuno capisse la lezione e cominciasse a pensare veramente di mettersi sulla retta via. Nel nostro sportello offriamo servizi luce, gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30. 14:30, 18:30 in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Da quando abbiamo cominciato a parlare dei disagi che stanno interessando gli studenti a causa del trasporto pubblico che li dovrebbe accompagnare prima a scuola e poi nuovamente a casa, continuiamo a ricevere segnalazioni di disservizi. In questo momento abbiamo accantonato le problematiche che la scarsità del servizio causava e causa tuttora agli anziani, a chi non ha mezzi propri e a chi ha problemi di deambulazione, ma questi problemi, sottolineiamo, non sono stati risolti. Ci aspettavamo, tutti si aspettavano, che con l'inizio dell'anno scolastico il servizio venisse riveduto a favore della popolazione studentesca, una popolazione numerosa. Ma così non è stato, almeno a leggere i numerosi messaggi che ci stanno giungendo privatamente, perfino dagli studenti, a cui questa situazione, seppur a pochi giorni dall'inizio della scuola, sta già pesando, in quanto non sembra di vedere miglioramenti all'orizzonte. Gli auguri del sindaco per l'inizio dell'anno scolastico hanno ricordato le problematiche che interessano il servizio degli scuolabus. Servizio direttamente gestito dal comune. Non si è ricordato nell'occasione il problema dovuto a questa, chiamiamola, incomprensione tra CTV e comune che sta portando a una situazione disastrosa del servizio. Una situazione che non è gestita direttamente dal comune, ma dall'azienda del trasporto che dal comune è partecipata e sulla quale non sembra però che il comune abbia battuto i pugni sul tavolo per ottenere migliorie. Una situazione di disservizio mai vista prima, nonostante ci siano stati anche altri problemi in passato. Vorremmo ricordare in cosa consiste il trasporto pubblico, perché forse in questi mesi ci si è dimenticati a cosa deve rispondere questo servizio. Deve permettere a tutti la mobilità quotidiana, anche per accedere ai servizi essenziali, quali la scuola, appunto, gli ospedali, come dicevamo, i luoghi di lavoro, ma anche i negozi e i luoghi ricreativi. L'utilizzo dei mezzi pubblici dovrebbe essere sempre più accessibile, in modo che siano sempre meno i veicoli privati a muoversi, riducendo traffico, inquinamento e incidenti. Quest'estate i turisti sono rimasti allibiti nel sentire la scarsità del servizio del trasporto pubblico fornito a Chioggia e la stessa ha certamente ostacolato anche la loro mobilità. Ora allibiti sono anche gli studenti e i loro genitori che non sentono presa a cuore questa situazione di disagio da chi dovrebbe farlo. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Dunque, mi hanno mandato questo screenshot dell'assessore Maria Rosa Boscolo che scrive sul suo profilo: ieri sera in auditorium, durante la riunione sulla ZTL dedicata alle attività economiche del centro storico, nell'impeto del discorso, vi invito a guardare il video perché se quello è un input a me sembrava che dormisse, comunque vabbè, giudicate voi, guardate il video. Ho detto che il trasferimento del mercato ittico si farà entro il 2024. La domanda l'ho fatto io, ma ho fatto un altro tipo di domanda, massimo primi mesi del 2025. Poi mi sono corretta. Naturalmente il trasferimento si farà nel 2025, massimo 2026, primi mesi del 2026. Ce la faremo. È un problema
davvero orgoglioso perché ci siamo trovati con questi camion, questi bilici che intasano Calle San Giacomo e che bloccano il traffico. Spero, vi chiedo conferma del sindaco che entro fine 2024, massimo inizio 2025, il mercato ittico, la sala d'aste potrà essere trasferita, così come tante attività del mercato ittico, e quindi nel 2024 è trasferito il mercato ittico? Sì, fine 2024, primi del 2025, insomma noi vediamo. Non ci speriamo, ci crediamo, e speriamo invece che molti di voi ci sostengano in questa iniziativa, quindi cambio che sbagliano. Ma non dire fesserie, nel 2024 spostate il mercato ittico, ma non dire proprio fesserie, guarda, stai zitta, guarda. Ma il fervore fine 2025. Ecco, allora, al di là che ormai questo soggetto qui crede alle stesse menzogne che dice in pratica, e vi faccio capire perché sta mentendo. Allora, intanto, per quanto riguarda l'eventuale mercato ittico spostato, c'è il discorso, l'ho già detto, l'abbiamo detto, praticamente il sindaco un anno fa è andato dal commercialista che ha l'incarico del tribunale per gestire la liquidazione della Coedma, c'è questo capannone importante con la che ha anche il lato di banchina in Val d'Arrio, e è andato proprio a chiedere perché il comune acquistasse questo immobile in pratica. Ma per sintesi non vi dico tutti i passaggi, anzi vi invito ad ascoltare con attenzione quello che dice l'ex comandante Michele Tiozzo che abbiamo registrato il giorno prima. In questi 12 mesi, lui ci è andato 12 mesi fa dal commercialista a parlare, a vedere cosa si poteva fare per acquistare questa cosa, questo immobile, ma in 12 mesi l'unico documento dopo 12 mesi è stata questa delibera di indirizzo che praticamente non c'è nessun impegno di spesa ed è l'inizio dell'inizio dell'inizio in pratica. La Maria Rosa dice che in praticamente 12 mesi faranno lo spostamento. Ecco, allora torniamo alla ZTL. La ZTL, ripeto ancora una volta, ascoltate attentamente quello che dice Michele Tiozzo, vi metto il link in descrizione, praticamente i comuni superiori a 30.000 abitanti devono fare per legge un piano urbano del traffico, in pratica. Chioggia è uno degli unici pochi comuni che non l'ha mai fatto, ok? Non l'ha ancora fatto. Non avendolo fatto, il ministero può autorizzare solo un tipo di ZTL, è quella che abbiamo noi, che praticamente solo le macchine con le targhe registrate possono entrare, quelle autorizzate, quelle che non sono iscritte, che non sono autorizzate, se entrano si prendono la multa. Se ci fosse stato fatto il piano urbano del traffico, invece poteva essere autorizzato un altro tipo di ZTL, sempre con le telecamere, ma molto più duttile, molto più gestibile, e avrebbe potuto essere molto più pratica sia per l'SST, che si troverà in enorme difficoltà a gestire tutto quanto come è fatto adesso, ma anche i cittadini che sono veramente molto preoccupati per come andrà a finire, perché tanti temono, molte aziende temono la chiusura, ma anche i residenti, eccetera. Questo piano urbano del traffico il sindaco Mauro Armelao lo sapeva già 3 anni fa che era da fare, quando ormai sono 3 anni che si è insediato, e in questi 3 anni non ha mai dato l'incarico di ridire, scusatemi, mi sto un po' stanco anch'io questa sera, di far fare questo benedetto impianto, questo benedetto progetto. E quindi noi altri, quindi come la Maria Rosa dice che in 12 mesi spostano il mercato di ittico all'ingrosso, ma se in 3 anni non siete stati capaci neppure di far fare questo piano benedetto che avrebbe potuto fare operare la ZTL in un modo completamente diverso, quindi questa qua o non sa quello che dice, francamente, oppure sta mentendo deliberatamente. Chiudo, sarebbe da parlare ancora, guardate cosa sta succedendo, ci sono i trasporti urbani nel disastro, sono 2 anni che glielo dicevamo, gli studenti non sanno come andare a scuola, gli scuolabus non sono ancora attivi, cioè io mi meraviglio veramente di come i consiglieri di maggioranza, in particolare i leghisti, continuano a sostenere questa amministrazione. Non lo so, alle prossime elezioni il sindaco ha detto che Zaia, c'è una massima che dice che i pessimisti non fanno fortuna,
Io non so se farò fortuna o non farò fortuna, perché insomma ormai con l'età sono avanti. Credo di essere ottimista perché sono convinto che questa amministrazione non manca tanto che andranno tutti a casa, perché un'incapacità così non si è mai vista. Ricordandovi che oggi, sabato 14 settembre, le farmacie di turno sono due, la Fischetti a Sant'Anna sulla strada statale Romea e la farmacia Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordiamo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuova app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.